Radio Magica presenta Asino per sempre. Maria Elena Porzio racconta la maschera del barbiere, scultura sulla facciata del municipio di Udine, opera di Raimondo Daronco, realizzata agli inizi del Novecento. Sono un barbiere di qualità, di qualità, di qualità. A Udine, una volta, c'era un barbiere che, come Figaro, cantava sempre, sotto la doccia, in bicicletta, mentre serviva i clienti. Negli ultimi tempi, però, la voglia di cantare gli era passata. Le sue disgrazie erano iniziate nel 1910, quando il sindaco aveva deciso di costruire vicino alla sua bottega di Via Rialto il nuovo municipio. Ma la vera sciagura era stata l'arrivo dell'architetto che seguiva il progetto. Quello al barbiere non era mai piaciuto dalla prima volta che l'aveva visto e non faceva altro che spettegolare su di lui. «Gira vestito come un turco. Vuoi vedere che al posto del municipio farà un bazar?» L'architetto in questione si chiamava Raimondo Daronco ed era uno dei più bravi del suo tempo. Da giovane l'avevano chiamato a Costantinopoli, oggi Istanbul, per ricostruire la città dopo il terremoto. Così anche a Udine ogni tanto vestiva alla turca e attirava l'attenzione di tutti. Ma era un vero professionista e iniziò a seguire personalmente la costruzione del nuovo palazzo del comune. I lavori andavano per le lunghe e così un giorno... «Sono passati 10 anni e quello non è ancora finito!» esclamò il barbiere. «Scriverò una lettera di protesta al sindaco!» Così fece e scrisse pagine fitte fitte in cui si lamentava di tutto. Del rumore, della polvere, delle ruspe e degli operai. Quel palazzaccio era enorme, esageratamente alto, gli toglieva la luce e l'aria. Le finestre erano troppo piccole, le porte troppo grandi e nemmeno la terrazza andava bene. A dir suo, sporgeva troppo e c'era il rischio che gli crollasse in testa. Le proteste giunsero alle orecchie dell'architetto. «Signor Daronco, quel somaro sta offendendo la vostra opera!» disse un giorno il sindaco. «Parla, parla, senza sapere niente. Cosa aspettate a rispondergli?» L'architetto lo guardò con un sorriso furbo e disse «Aspetto il momento giusto». Passarono i mesi e gli anni e i lavori andarono avanti tra mille difficoltà. Un giorno c'era un ripensamento o una richiesta da parte dei cittadini e, neanche a dirlo, una nuova protesta del barbiere. Ma finalmente, nel 1930, il palazzo venne inaugurato in tutto il suo splendore. Quel giorno i cittadini si riunirono davanti all'ingresso per ammirare l'opera e applaudire il lavoro fatto. E tra gli udinesi c'era anche il barbiere, venuto con la moglie, e pronto all'ennesima critica. Ma l'uomo non fece in tempo ad aprir bocca che la moglie esclamò: «Che mi venga un colpo! E tu che ci fai lassù?» «Lassù dove?» chiese lui. Allora la donna indicò il cornicione del palazzo. Sull'angolo, proprio davanti alla loro bottega, c'era la decorazione più strana che si fosse mai vista. Una faccia con due lunghe orecchie da asino, una benda sugli occhi e una incredibile somiglianza con il barbiere suo marito. L'architetto aveva risposto alle critiche con la cosa che sapeva fare meglio: l'arte. A guardare quel faccione, il barbiere diventò tutto rosso come un bicchiere di vino. Gli sembrò perfino di udire una voce che sussurrava: «Resterò qui per sempre, in onore tuo, asino che non sei altro!» Così l'uomo calò il cappello sulla testa e, presa la moglie sotto braccio, fece dietro front e tornò a casa imprecando. Qualcuno narra che il giorno dopo, sulla vetrina della sua bottega,
ci fosse un grande cartello con la scritta «Chiuso per cessata attività». Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili su www.radiomagica.org/smartradio.